Io sono nato nel deserto e questo strumento, la darbuka, è uno strumento fondamentale lì per i beduini, in mezzo ai beduini. Lì anche il liuto è uno strumento molto, molto importante, che qui purtroppo non c'è il liuto, si chiama oud in lingua araba. Io questa esperienza è stata molto forte per me perché stavo in isolamento, un anno e mezzo di isolamento assoluto, quindi quando il maestro Alberto ha iniziato questo corso, per me all'inizio mi sentivo un bimbo che entrava nel giardino dello stupore. Infatti sbaglio io quando li sento a suonare, riesco fuori, proprio perché mi incanto, mi trovo proprio in un sogno meraviglioso. E adesso ho imparato un po' anche il pianoforte, e un pizzico, non tanto. E la chitarra è un po' simile al liuto. E quindi me la cavo abbastanza. Adesso ho scoperto anche un'altra cosa stupenda. Quando la sentivo, la musica, già sentivo come una comunicazione universale. Però quando ho imparato a suonarla, ho capito che non perde nulla della sua magia. Quindi è una cosa molto, un valore molto più aggiuntivo. E mi sento una favola adesso. È andato via il momento del cupo, quello dell'isolamento, e adesso mi sento rinverdito nell'anima.